l'entusiasmo che ci ha accolto con questa proposta del praticamente un tour è stato così sconvolgente, così enorme, che addirittura se ne è andati responsabili colpevoli tutti, Stefano e lui, e abbiamo un solo ordine. Guardate come sono interessati al nostro praticamente tutto. L'ora di creare tutti insieme per fare il dipartimento. A volte me ne porto. Tu so io, tu, se no diceva le fai diventare bene. Non so se avete visto il grande successo del praticamente tour, il fatto che siamo una platea immensa e stiamo cercando di fare un dibattito, di unirci, di trovare uno spirito forte e comune per la giornata di domani e per affrontare tutti i giorni che ci restano di questo meravigliosissimo festival delle storie di Maciocci. Le feste, le storie che raccontano Maciocci. Le raccontano anche gli altri, è vero, le raccontano gli altri, ma chi è che racconta più storie del festival delle storie di Vittorio Maciocci? Domanda Vittorio Maciocci. La risposta la sappiamo. Era partito questo grandissimo dibattito. Maciocci oppure ci fa? Non lo sappiamo. Da questo punto di vista il problema è la comunicazione. Ogni volta che lei inizia a parlare ha questa linea della voce, cioè le parte forte. Parlo adesso mentre cercavi di comunicarmi qualcosa, io ho delle difficoltà, non riesco a rispondere, non riesco a stare sul pezzo. È semplicissima la questione. Tu parti alto, tu dici no perché io c'è la cavata, cioè parti questo può causare delle difficoltà, cioè magari potremmo arrivare anche ad uno scontro fisico per una cosa che poi è fisiologica. Quindi se effettivamente ogni volta che ti... perché non deve essere sempre le prime due parole dice il resto, non sti cazzi, tanto devi capire come la in quello che sta dicendo, è tipico questo, e quindi dice ma che malapatto fa, e dice scusi vorrei dire una cosa, per cui vedete questa enorme platea, questa enorme unione di squadra del festival delle storie del Vaticamento Tour. Posso dire qualcosa al mondo? Parte. A parte che sì, il mondo può ascoltare quello che ho da dire, poi inizia a dire mondo, io vi volevo. Come si comporta che questa grande squadra del defaticamento si trovi ad avere dei problemi di comunicazione, che sono i problemi più gravi all'interno di questa grande squadra del festival delle storie. Fatti una domanda e datti una risposta, tu senti giusto la domanda, la risposta sarà come dai. Però se la dici lo fai a sfumare. Sì, perché sfuma, la ragazza sfuma. Non mi interessa. A me prima di tutto. La dimostrazione pratica, pratica della perdita di fiducia in se stessa, stava in diretta. Quello che mi, a questo punto la domanda viene automatica. Quando è che ti viene la stima del padre? Cioè perché ti viene vista? La missione, queste sono le cose che tengono unito una squadra. Sono un umile operatore di macchina. Deve dire? Cosa che noi facciamo assolutamente, noi non facciamo finta di niente, perché non bisogna stare subito emarginare una sociopatica se solo è il nostro unico ospite, oltretutto mentre cioè, non è che possiamo eliminare questa enorme platea di sociopatica, cioè, non è che si trovano platee così piene di sociopatia.
noi cerchiamo praticamente di risolvere i problemi di questo questo si vuole inserire non è, non si vuole inserire non si vuole inserire. Il discorso è che lei vuole praticare all'interno di una presenza giornaliera nel festival l'assenzialismo, che voi sapete che cos'è l'assenzialismo, è il contrario dell'assenzialismo. C'è gente che presenzia senza pietà, diceva guarda questo sta là sempre dalla mattina alla sera. Noi per contrappasso questa enorme organizzazione, questa squadra che sta cercando di ovviare a qualsiasi imprevisto, anche una che non ci vuole stare, noi subito accorriamo e non la facciamo stare. Cioè, siamo là e dici senti per favore cazzo stai qua, senti andarti da un'altra parte, non ci volevi venire, ma perché ti sei messa qua così per gente, per cortesia fatta fai cazzi tuoi da un'altra parte e cerca di essere felice nella tua assenza. Ma io sono felice, mi dai il cazzo, non questa non è una, questa la tagli, non sì per... la talgo. Finalmente possiamo dire macio, c'è o ci fa nel festival delle storie di Vittorio Giorgio, storie che racconta Vittorio Macioci ogni volta all'interno del festival delle storie. Abbiamo finalmente quello che racconta il festival delle storie all'interno del festival delle storie, che è un romanzo che si crea romanzando e raccogliendo storie dal vivo, Vittorio Macio. Un permesso, Buonasera, la storia del jazz, sappiamo come fa, cioè, si divide in tre. Grandi numi tutelari della tromba, cioè sono loro quelli che hanno inventato la tromba. Ma il David, certo, bene, è Vittorio. Avete capito qual è il problema? Non è che strike al mentolo, perché non è però non è che serve al mentolo, basta non spingere quel bottoncino lì, se no cazzi, e si agiva una menta inglese, una menta inglese. E ora sto parlando di questa, non spingere il bottoncino classico, non siete al mentolo. Sapete, questa è la volta, pubblicità, progresso, non fumate le sigarette spingendo il bottoncino. Non spingete mai bottoni di cui non sapete la provenienza, le conseguenze. Io tengo una perfetta scarpa, quando mi suona, quando bravi, c'è qualcuno che saluta, noi salutiamo perché il defaticamento è salutare. Il defaticamento è salutare. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Da quando non c'è più Liburdi qua. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiare. Che c'è? Che ti è successo? Comunque ritorniamo con quella che è stata l'illuminazione della serata e il defaticamento è salutare. Salutare. Saluta. Ciao. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello once. It made us fall in love. Stop. Without knowing. Stop.
saluto. L'ultimo saluto. Ciao, ciao, ciao. Canta e basta, canta. È andata così. È andata così. Ciao, bambino. Ciao, sei un po' flacco. Non sei cretino. Un canta storia. Ed è Zischi che canta e prega. Ed è chi se ne frega. Chi se ne frega. È il jingle più bello della mia vita. Salutiamo. Se vuoi potessimo andare a passeggio, se vuoi potresti farti conoscere anche ad un Elvis. Ti piace la spuma cerasa o la birra accattata al discount? Mi vuoi accompagnare a buttare la munnezza? Se non mi fai fare storie con mamma, no, 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 non si tratta così un rock and roll, no, no, mamma mamotta, perciò ti dico no, affaticare, no, no, non ci andrò, non puoi farlo, questo, non puoi mandare a faticare un Elvis. Se vuoi potremmo anche andare a vederci il cinema da fuori, così non parliamo. Oppure potrebbe portarti a scapizzare i topi a lungo mare. Ti piace giocare a flipper a società, oppure alle macchinette dei pucherielli, oppure potresti accompagnarmi a pisciare il gatto, altrimenti mi fai fare storie con mamma. No, 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 non si tratta così un rock and roll, no, 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 mamma mamma, la munezza non la scenderò, no, 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 manco se mi batterai, ti dico, amico, non si tratta così un rock and roll. Io non vorrei che mi stimolo.